quel modo di dire benvenuti in Europa. Non vedete quanto siete arrivati nel mondo perfetto? E adesso Quindi e non cosa? hanno E gli mai dico, e pensato. dove sta l'Europa? Ma chi siete? Cosa portate? Dove, cioè, qual è questa identità, no? Vive questa doppia cittadinanza. Io mi sento innanzitutto europea, che è davvero un po' diverso di essere dell'Unione Europea, perché insomma magari uno se è nato e cresciuto in Unione Europea non scindono le due cose. Invece sono due cose diverse, perché uno si sente europeo anche se è bosniaco, anche se è moldavo, anche se è georgiano, se vogliamo dire, anche se è ucraino, e ci sente veramente europei, non meno europei di uno che è dell'Unione Europea, perché l'Europa fa parte del tuo identikit, del tuo DNA. Sei cresciuto con i valori europei e ovviamente ambisci a determinate libertà che solo l'Unione Europea ti può garantire. Questa è la ragione per cui vuoi che il tuo paese fa parte dell'Unione Europea. Infatti, mentre io lasciavo il mio paese, all'epoca sulle strade gli slogan erano: non ci sono le alternative all'Europa. Cioè, davvero non ci sono le alternative all'Europa se tu sei nato e cresciuto con questi valori, no? Solo che per fortuna In qualcuno realtà ce è li ha già. composta da identità che si toccano, si sfiorano, si guardano, però non sono sicuro che fino in fondo si capiscano. E che non sono sicuro che fino in fondo abbiano voglia di stare insieme. Magari più convenienza stare insieme che voglia di stare insieme. Se dovessi spiegare l'Europa a qualcuno che proprio non ne sa niente, mi verrebbe un po' difficile perché per me è totalmente scontato essere europeo. Io voglio conoscere il mondo nel stesso modo che vorrei conoscere me stessa, ma comincio con l'Europa perché è quello che prima devo conoscere bene l'Europa, no? E per me è un po' come sempre scoprire di più sulla mia propria identità, perché la realtà per me è che tra i miei amici più stretti, anche che considero famiglia, ci sta chi sta in Italia, ci sta chi sta in Francia, in Polonia, in Irlanda, non lo so. E là poi potrebbe diventare complicato, no? Vedersi. Sentirsi anche aiutarsi, perché per me l'Europa vuole anche dire che ci siamo l'uno per l'altro, in un modo o l'altro. Io credo che esista un'identità europea, però è una questione retorica la sua esistenza. It's a culo. Non c'è un altro modo per metterla, capito? Un chilometro da qui è Cipro occupata. E la gente lì non è Europa, quindi per me, cioè, it's very clear that Europe is an idea and nothing else. Perché 5 passi da casa mia non è più Europa. Qua siamo. Tu lo sai che cosa vuol dire essere europei? Che pensi? Non americani. Vabbè, non americani, sì. È un modo di vedere le cose. L'essere europeo è qualcosa che senti già quando nasci, almeno per me è così. E mi ricordo quando c'è stato, anzi, c'era stato un referendum in Francia sotto Chirac, per sapere se, non mi ricordo, era forse la Costituzione, su qualcosa di europeo. Mi ricordo che mio padre, che stava iniziando un po' a smattare, andando verso l'estrema destra, mi ha detto: no, io comunque voterò. Mi ricordo se era sì o no, cioè votava per l'Europa, perché dice io, cioè, per me comunque il futuro lo vedo come Europa. E quindi comunque da un reazionario francese di all'epoca aveva 60 anni. Era forte come messaggio. Per me è quasi una doppia nazionalità essere europeo. Cioè, io non sono più né francese e non sono italiana, però sì, cioè, a me piacerebbe essere europea, non so come dire, io la sento molto questa cosa. Mi ha fatto sentire differente, cioè io come una persona che viveva in Italia, all'improvviso tutto era più facile, quindi veniva anche con un senso di like easiness, you know? Like
Per me fare quella fila per prendere il permesso di soggiorno era come se fossi un criminale un po', cioè non so come spiegarlo, era like I had to go there and prove to this country che si chiama Italia che io sono ok per stare qua, capito? Cioè I have to prove myself as like a, dovevo fare la questa sensazione di essere separati, cioè ancora essendo isola. Secondo me, almeno io personalmente, non è che mi sento proprio tutto collegato o comunque tutto inserita, anche se è bello sapere che siamo parte di una comunità molto più grosso e abbiamo, vabbè, tanto in comune ma tante cose diverse nel senso della cultura. Quando hanno cominciato a parlare del Brexit, il votare, tutto quello, la preparazione, io mi interessava tantissimo, l'ascoltavo tutti i giorni alla radio perché lo prendevo quasi come una cosa personale, mi sembrava, cioè che sono così stupidi di pensare di lasciare l'Europa, ma perché vorrebbero lasciarlo? E lo seguivo tantissimo quando nel passato non è che seguivo tanto la politica, sicuramente non tanto la politica estera. Io ho guardato sempre l'Unione Europea come a una entità un po' a me estranea, perché sono nata in un paese fuori dell'Unione Europea, che tutt'oggi è fuori dell'Unione Europea, e per accedere a questa Unione Europea mi ci voleva sempre insomma un visto, e significava attraversare un iter burocratico ben preciso che insomma non era mai sempre scontato che uno veniva accettato, ecco. E dunque sempre un'entità un po' giudicante in qualche maniera. Oggi la vedo come un unico modo anche di salvaguardare soprattutto varie libertà, ecco. Salvare però anche, come dire, escludere le libertà forse altrui, cioè non tutti possono accedere a questa Unione Europea, libertà di movimento è la prima che mi viene in mente, no? Io non mi sento la cittadina dell'Unione Europea, io mi sento la cittadina europea. Questo è il punto, è il fatto per me di poter di mettermi d'accordo con i miei vicini. E questo, l'Europa è mettersi d'accordo con i vicini su di cosa vogliamo fare assieme e come lo vogliamo fare, cosa è importante. E magari anche visto in un modo bello, come ci possiamo aiutare. Non è mai il modo perfetto, ma può essere un modo, quello migliore. Non esiste sei per o contro l'Europa, non esiste, perché tu sei europeo, punto, se lo vuoi essere o no. Tu fai parte di questa unione se lo vuoi o no. Non credo che manca qualcosa, forse c'è un po' di troppo di regolamento, di cercare di unire tutto. Ma perché questo è un punto forte comunque dell'Europa, no? Che sia molto diversa e ci sono tante realtà, culture, lingue, tradizioni, storie diverse e non vorrei che l'Europa fosse come gli Stati Uniti. Non ha senso in Europa unire tutto e fare finta che sia tutto uno. L'idea di immaginare una comunione di popoli sotto una stessa bandiera, sotto una stessa nazionalità e senza differenze non credo che possa esistere. Però secondo me l'Europa funziona abbastanza bene, molto figo, cioè è un concetto che a me piace e che spero riusciremo a mantenere e a, come dire, a proteggere. Alles Gute und vieles Gutes. Ja, wir haben einen Sekt mitgenommen. Wait, the cameraman is with. Wait. Stick to it.